Entrambi manca una gamba, a me manca la sinistra e lei la destra, quindi siamo anche complementari in questo. La prima volta che ho incontrato Melissa è stato in realtà alle 4 di notte. Fu il primo cane che scese dal pulmino della staffetta. Io vedi questa palletta di pelo beige con questi occhioni che all'epoca era anche piccolina perché pesava 8 kg. La presi in braccio e legammo subito. Mi ricordo che il viaggio di ritorno fu fantastico. Lei rimase in braccio, si fece coccolare, fu amore a prima vista. La prima volta che ho sentito parlare di Melissa, adesso nominata Tris perché ha 3 zampe, è stata su Facebook. In realtà non ci eravamo accorti che aveva 3 zampe. È Scrollando diversa. la pagina principale, mia madre ha visto questo annuncio di questo cane e siamo rimasti subito colpiti da Melissa. Mia mamma è rimasta colpita dagli occhi. Allora mi ha subito chiamato nello studio e mi ha detto: Yuri, guarda, c'è questa cagnolina, ma guarda quanto è bella. E poi insieme ci siamo accorti che Melissa era senza zampa. Allora da lì è nata subito l'idea: ah, non può essere altro che tua. Non è stato difficile ambientare Tris a casa, è stato difficile ambientare la casa e me stesso a Tris, perché è piccoletta, è fantastica, è iperattiva. La giornata tipo con Melissa è che innanzitutto alla mattina dorme sul letto, perché vorrei mica, quindi lei dorme nella sua cuccia fino alle 7 di mattina, poi alle 7 fino a quando io mi alzo ce l'ho sul letto che mi si spalma addosso, un po' perché probabilmente le piacciono le coccole, un po' perché mi dice svegliati che devo mangiare. Poi andiamo a farci una bella passeggiata di mezz'ora, un'ora, dipende anche lei quanto ha voglia di camminare, se si stufa, se decide di seguire lepri così che vede passare in mezzo ai campi. Poi c'è la nostra oretta di addestramento che facciamo con un educatore dove insomma, impariamo tutti e due come relazionarci l'uno con l'altro. La disabilità, io sono convinto, è negli occhi di chi guarda. Io sono senza gamba, ma insomma, ho nuotato, adesso faccio arrampicata, addirittura sono un ex studente di scienze motorie, massoterapista. Io non ho mai visto te con gli occhi di un cane diverso. Come i miei genitori non hanno mai visto me Brava con occhi patata! diversi, non ha limiti. Tris, non posso dire che c'è qualcosa che non riesce a fare perché ha 3 zampe, nonostante io mi impegni. E io di questa cosa sono contentissimo perché tutte le volte che la guardo è uno spronarmi a fare di meglio. Da quando è entrata nella mia vita mi ha cambiato perché mi sono reso conto di che cosa vuol dire amare e io la mia vita senza Tris ormai non riesco più a immaginarlo.